La prima lettura ci parla del cammino del popolo nel deserto. Pensiamo a quella gente in marcia, guidata da Mosè. Erano soprattutto famiglie, padri, madre, figli, nonni, uomini e donne di ogni età, tanti bambini, con i vecchi che facevano fatica. Questo popolo fa pensare alla Chiesa in cammino nel deserto del mondo d'oggi, fa pensare al popolo di Dio che è composto in maggior parte da famiglie. Questo fa pensare alle famiglie, le nostre famiglie, in cammino sulle strade della vita nella storia di ogni giorno. È incalcolabile la forza, la carica di umanità contenuta in una famiglia. L'aiuto reciproco, l'accompagnamento educativo, le relazioni che crescono con il crescere delle persone, la condivisione delle gioie e delle difficoltà. Ma le famiglie sono il primo luogo in cui noi ci formiamo come persone e nello stesso tempo sono i mattoni per la costruzione della società. Ritorniamo al racconto biblico. A un certo punto il popolo non sopportò il viaggio. Sono stanchi, manca l'acqua e mangiano solo la manna, un cibo prodigioso donato da Dio, ma che in quel momento di crisi sembra troppo poco. Allora si lamentano e protestano contro Dio e contro Mosè. Perché ci avete fatto partire? C'è la tentazione di tornare indietro, di abbandonare il cammino. Viene da pensare alle coppie di sposi che non sopportano il viaggio della vita conciugale e familiare. La fatica del cammino diventa una stanchezza interiore. Perdono il gusto del matrimonio. Non attingono più l'acqua della fonte del sacramento. La vita quotidiana diventa pesante, tante volte nauseante. In quel momento di smarrimento, dice la Bibbia, arrivano i serpenti velenosi che mordono la gente e tanti muoiono. Questo fatto provoca il pentimento del popolo che chiede perdono a Mosè e gli domanda di pregare il Signore perché allontani i serpenti. Mosè supplica il Signore ed egli dà un rimedio, un serpente di bronzo appeso da un'asta. Chiunque lo guarda viene guarito dal veleno mortale dei serpenti. Cosa significa questo simbolo? Dio non elimina i serpenti, ma offre un antidoto. Attraverso quel serpente di bronzo fatto da Mosè, Dio trasmette la sua forza di guarigione, che è la sua misericordia più forte del veleno del tentatore. Gesù, come abbiamo ascoltato nel Vangelo, si è identificato con questo simbolo. Il Padre, infatti, per amore, ha dato Lui, il Figlio unigenito, agli uomini perché abbiano la vita. E questo amore immenso del Padre spinge il Figlio, Gesù, a farsi uomo, a farsi servo, a morire per noi e a morire su una croce. Per questo il Padre lo ha resuscitato e gli ha dato la signoria su tutto l'universo. Così si esprime l'inno della lettura di San Paolo a Filippesi.
Chi si affida a Gesù crocifisso riceve la misericordia di Dio che guarisce dal veleno mortale, dal peccato. Il rimedio che Dio offre al popolo vale anche in particolare per gli sposi che non sopportano il cammino e vengono morsi dalle tentazioni dello scoraggiamento, dell'infedeltà, della regressione, dell'abbandono. Anche a loro Dio Padre dona il suo Figlio Gesù non per condannarli, ma per salvarli. Se si affidano a Lui, li guarisce con l'amore misericordioso che sgorga dalla sua croce, con la forza di una grazia che rigenera e rimette in cammino sulla strada della vita coniugale e familiare. L'amore di Gesù, che ha benedetto e consacrato l'unione degli sposi, è in grado di mantenere il loro amore e di rinnovarlo quando una umana mente si perde, si lacera, si esaurisce. L'amore di Cristo può restituire agli sposi la gioia di camminare insieme, perché questo è il matrimonio, il cammino insieme di un uomo e di una donna, in cui l'uomo ha il compito di aiutare la moglie a essere più donna e la donna ha il compito di aiutare il marito a essere più uomo. Questo è il compito che voi avete fra voi. Ti amo e per questo ti faccio più donna, ti amo e per questo ti faccio più uomo. È la reciprocità delle differenze. Non è un cammino liscio, senza conflitti. No, non sarebbe umano. È un viaggio impegnativo, a volte difficile, a volte anche conflittuale. Ma questa è la vita. E in mezzo di questa teologia che ci dà la parola di Dio sul popolo in cammino, anche sulle famiglie in cammino, sulle spose in cammino, un piccolo consiglio. È normale che gli sposi litighino, è normale, sempre si fa, ma vi consiglio mai finire la giornata senza fare la pace, mai, è sufficiente un piccolo gesto, e così si continua a camminare. Il matrimonio è simbolo della vita reale. Non è una fiction, è il sacramento dell'amore di Cristo e della Chiesa. Un amore che trova nella croce la sua verifica e la sua garanzia. Vi auguro a tutti voi un bel cammino. Cammino fecondo, che l'amore cresca. Vi auguro felicità. Ci saranno le croci, ci saranno, ma sempre il Signore lì per aiutarci ad andare avanti. Che il Signore vi benedica.